Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. Solo l'ex sindaco di Farindola Antonio De Vico ha scelto di proseguire il processo sulla sciagura di Rigopiano secondo il rito ordinario. Tutti gli altri imputati invece andranno a giudizio con l'abbreviato. Questo quanto emerso nell'udienza odierna al Tribunale di Pescara, dove questa mattina sono arrivati anche i tre periti nominati dal GUP Gianluca Sarandrea. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Sarà dunque rito ordinario per Antonio De Vico. L'ex sindaco di Farindola dal 1995 al 2004 e poi dal 2009 al 2014 è l'unico dei 30 imputati a scegliere questa via da cui non potrà tornare indietro, dato che nella stessa udienza il GUP Gianluca Sarandrea ha disposto lo stralcio della sua posizione. Gli altri nelle scorse sedute avevano già scelto il rito abbreviato. Per De Vico, che il PM Andrea Papalia ha descritto come lo storico responsabile del comune di Farindola per quanto riguarda il settore delle normative edilizie e dunque a conoscenza dei pericoli della zona. Il suo rinvio a giudizio sarà deciso il 28 gennaio 2022. Io sono convinta, anche a prescindere dall'esito della perizia, comunque per me è importante perché ristabilirà, sono certa che ristabilirà la verità e quindi l'attenzione che sin dall'inizio andava data alla gestione della fase dell'emergenza e non al passato, però anche senza la perizia sono certa di poter impostare un'ottima difesa in diritto in questa fase per un luogo a procedere nel quale credo ancora, per l'ottimo giudice che abbiamo la fortuna di avere, che ha preso in carico un lavoro veramente enorme ed estremamente complesso. Siete fiduciosi? Non smetto mai di crederci, lavorerò per questo, vanno rispettate le vittime, i parenti delle vittime, soprattutto i lavoratori, mio fratello è un farindolese, anch'io sono farindolese e quindi cercheremo anche di restituire dignità a Farindola, che non ha prodotto morte, è stata una catastrofe. Lo stesso GUP ha inoltre formalizzato gli incarichi ai tre periti individuati per formulare una perizia terza, dopo che quelle presentate da accusa e difesa erano arrivate a conclusioni opposte sulle cause della tragedia. I tre ingegneri del Politecnico di Milano sono chiamati a verificare le possibili cause di innesco della valanga, l'entità della stessa e se altri eventi naturali come lo sciame sismico che insisteva in quei giorni nell'aria possono aver assunto carattere rilevante. Inoltre bisognerà capire se più spazzaneve e turbine utilizzati, anche quelli rotti e quelli in dotazione ad altre province, in simultanea potevano garantire la percorribilità della provinciale 8 dal Bivio Miri a Rigopiano. Su questo l'avvocato Manieri ha poi suggerito al GUP di valutare il possibile utilizzo degli elicotteri militari. I periti inizieranno a lavorare già giovedì 14 ottobre presso il Politecnico di Milano per un periodo di tempo di 90 giorni salvo complicazioni. Anche in questo caso si tornerà in aula il 28 gennaio 2022 alle ore 9.30. Cambiamo argomento, l'inverno sta arrivando, occorre far presto per il dragaggio del fiume Pescara. Questa mattina c'è stata anche una riunione a Palazzo di Città proprio per affrontare questo tema. Ce ne parla Paolo Renzetti. Si è tenuto questa mattina un nuovo vertice in comune a Pescara per fare il punto della situazione per quel che concerne il dragaggio del porto. A presiedere i lavori il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, presenti anche il sindaco di Pescara Carlo Masci ed il comandante della direzione marittima Abruzzo Molise Salvatore Minervino. È stato fatto il punto della situazione sulla gara d'appalto affidata all'ACA per rimuovere dai fondali fango e materiale che ne impediscono la piena agibilità. Un'operazione che prevede la rimozione di almeno 150.000 metri cubi di materiale. Lavori che, ha spiegato il presidente Sospiri, non sono più rinviabili. Sia l'attività della regione che del comune, ma della nostra direzione marittima, ha creato le condizioni per trovare delle risorse ingenti. Ci siamo dotati di tecnici di altissimo livello per comprendere al meglio quali fossero i sedimenti e quindi come poterli smaltire. Quindi ormai ci siamo. Oggi è appunto una giornata per focalizzare gli ultimi punti
e poi farlo partire con grande decisione. Il prima possibile, se fosse per noi la data era ieri, può essere al massimo dopodomani, ma non possiamo aspettare più di tanto. Tra l'altro l'occasione di oggi sarà anche utile per focalizzare le fasi successive, secondo e terzo lotto della realizzazione del nuovo porto, che dovrebbe risolvere questo problema dell'insabbiamento in maniera definitiva. Nell'imminenza ormai anche della partenza dei lavori del primo lotto, che insomma ormai finalmente ci siamo. Quanto costerà questo nuovo dragaggio? Alcuni milioni di euro, perché ahimè molti dei sedimenti che sono stati campionati hanno un livello di compatibilità non con lo sversamento in mare a largo e quindi vanno trattati come rifiuti, ed è proprio questo il tema, cercare di rendere sostenibile un intervento molto deciso in termini di recupero di profondità, assolutamente compatibile rispettando ogni normativa e leggi di tutela ambientale, ma anche cercando di accelerare il prima possibile. E ora il consueto bollettino sulla presenza del Covid sul nostro territorio. Sono 28 oggi l'età compresa tra 5 e 89 anni i nuovi casi positivi al virus registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2548. Si tratta di una ottantenne della provincia di Teramo. I guariti sono 48, gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 1466, 31 in meno rispetto a ieri. Nel totale sono ricompresi anche 428 casi riguardanti pazienti persi al follow-up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono attualmente in corso verifiche. Dei positivi, 46 pazienti, 2 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 5, numero questo invariato rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 1424 positivi accertati, 20 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1859 tamponi molecolari, il tasso di positività è all'1,5%. Dei casi di oggi, 17 fanno riferimento alla provincia di Chieti, 3 alla provincia di Pescara e 7 a quella di Teramo. Andiamo avanti con il nostro giornale. La fusione tra la Banca del Gran Sasso d'Italia e il Banco Marchigiano ha dato vita a un nuovo istituto di credito interregionale. Una realtà che potrà contare su 28 filiali presenti su 6 province tra Abruzzo e Marche e che serviranno un totale di 106 comuni. Tania Bonici Castelli. Al via la fusione strategica tra la Banca del Gran Sasso d'Italia e il Banco Marchigiano. Nasce così una nuova forte BCC interregionale. Il nuovo istituto di credito potrà contare su 28 filiali divise su 6 province abruzzesi e marchigiane che serviranno ben 106 comuni. Sono in tutto 11.509 soci con un patrimonio netto di 75 milioni di euro. Una pagina importante per la storia della Banca del Gran Sasso d'Italia, presieduta sino ad oggi da Giulio Cesare Sottanelli. È una fusione strategica perché? Una fusione strategica perché ce lo chiede il mercato, ce lo richiede il momento storico in cui stiamo vivendo. La nostra è l'ultima banca nata in Italia, quelle nate insieme a noi e prima di noi non hanno raggiunto il break even, noi 2 anni che abbiamo fatto utili, la semestrale di quest'anno inutile, quindi è una fusione strategica, non di necessità, questo ci tengo ovviamente a sottolinearlo. Quindi noi siamo orgogliosi per essere arrivati dove siamo arrivati e lasciare un'istituzione forte a disposizione del territorio. Presidente del nuovo istituto di credito interregionale sarà Sandro Palombini. Quanti saranno gli sportelli e dove saranno ubicati? Allora, gli sportelli sono 25 nelle Marche e 3 quelli acquisiti dalla Banca del Gran Sasso, quindi arriveremo, inclusa la sede, a circa 28 sportelli bancari. Questo significa che comunque il progetto è solo all'inizio, quindi ci uniamo con la Banca del Gran Sasso entrando in un nuovo territorio, ma partiamo dal presupposto probabilmente di aumentare il numero e la presenza, questo è già diciamo nelle intese fra le due banche. Quindi il territorio abruzzese avrà dei vantaggi? Ma sicuramente sì, i vantaggi sono sia per il territorio abruzzese ma anche per noi che comunque in qualche modo aumentiamo
diversifichiamo diciamo, la presenza nel territorio anche con, andando a ricercare nuove attività che comunque sono presenti proprio sul territorio abruzzese, imprenditoria che fra l'altro a noi piace molto. Con la cerimonia di inaugurazione di ieri sera è stato simbolicamente restituito alla città di Chieti il Teatro Marrucino, oggetto di importanti lavori di restauro e anche di miglioramento sotto il profilo tecnologico e dell'accessibilità. Questa sera intanto ci sarà la prima opera del cartellone della lirica, La Traviata di Giuseppe Verdi. Il servizio è di Selenia Secondi. Il Teatro Marrucino alza il sipario sul suo nuovo look. Al via la nuova stagione dopo un accurato restyling che consente al teatro più antico d'Abruzzo di offrire nuovi percorsi, migliore accessibilità e fruibilità all'insegna dell'innovazione. Il tutto è stato ottenuto rimodulando le sedute dei palchi e della platea, queste ultime smontabili al fine di recuperare spazi per le carrozzine, abbattendo così le barriere architettoniche di un tempo. Con una cerimonia di riapertura il luogo simbolo per eccellenza della cultura a Chieti è stato restituito simbolicamente ieri ai cittadini dopo un anno di pausa. È stato un lavoro corale, è stato un lavoro di sinergie. Il Ministero della Cultura ha finanziato tutti questi lavori che sono stati fatti e quindi questo completo rinnovamento. Presenze contingentate e capienza ridotta alla presenza di autorità civili e militari, l'inaugurazione ha accontentato gli appassionati della lirica con l'esecuzione di alcune aree della Traviata di Giuseppe Verdi, che inaugurerà questa sera il cartellone 2021-2022 della lirica del Marrucino. Si apre con la Traviata, con una grandissima direzione, quella del maestro Oren, proseguirà con Elisir d'Amore, ci sarà poi un'opera dedicata, un'opera tango dedicata a Piazzolla nel centenario della sua nascita, che è Maria de Buenos Aires, che tra l'altro nessuno lo dice mai, si occupa di temi importanti soprattutto della condizione femminile. Proseguirà con una grande stagione di prosa che è in preparazione, con la reiterazione del premio Marrucino nel dialettale, con il teatro ragazzi e con una stagione concertistica che è in corso di elaborazione. Un accordo pluriennale per il Teatro Marrucino con il Ministero della Cultura che prevede cosa? Sì, abbiamo raggiunto questo importantissimo accordo con la direzione dei musei che prevede la rivalorizzazione del parco archeologico della Civitella dopo un periodo di stop. Ci apprestiamo a gestirlo appunto come deputazione teatrale per tornare, ripeto, a fruire di questi spazi come la piazzetta di Resta e quindi lo Stellario per fare intrattenimento e l'anfiteatro, l'arena per tenere degli eventi molto grandi per la sua capienza e molto prestigiosi, come delle opere liriche all'aperto o come dei concerti di musica internazionale. Riaprono le discoteche, come stabilito dal decreto del governo, e i gestori però non sono molto soddisfatti perché la capienza stabilita è fissata al 50%. Cardelli, è arrivata la tanto attesa notizia che i gestori di discoteche e locali da ballo aspettavano. Nel nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio c'è la riapertura al 50% delle discoteche. Siete soddisfatti? E forse le discoteche grandi, che in Abruzzo non ci sono, poi tra parentesi, possono riaprire e fare, che ne so, da 3.000 persone a 1.500 persone. Quelle piccoline che hanno 300, 200, 400 posti, come da articolo 60, articolo 80, hanno ancora grandi difficoltà, però è un inizio, io lo prendo come buon auspicio perché credo che sia l'inizio di una situazione che si sta assestando e quindi nel breve tempo si potrebbe arrivare anche al 75 se non al 100% delle capienze. Il protocollo però prevede controlli serrati all'interno dei locali, soprattutto per quelli al chiuso. Sarà difficile gestire questo fatto della mascherina, che mi sembra un po' un'altra farsa, perché non indossare la mascherina mentre si balla e indossarla mentre si cammina per andare al bagno piuttosto che al bar? Mi sembra una cosa un po' strana, però è soprattutto di difficile gestione, però ripeto, io prendo il positivo da questa storia. Però i danni che il settore ha subito in questi due anni sono davvero ingenti. I ristoranti con annessa sala da ballo, non avendo la sala da ballo come attività prevalente, ma avendo perso tanto fatturato,
fatturato non hanno beneficiato di nulla, neanche 5 centesimi. Le discoteche, sale da ballo, prettamente discoteche, qualcosa è arrivato, ma pari forse al 10% del mancato fatturato degli quasi ormai 2 anni, perché a marzo saranno 2 anni. Diciamo la verità, l'intrattenimento in generale è sempre stato il capro espiatorio di tante problematiche che in realtà sono gestibili in altri modi, e quindi comunque tengo a precisare che sicuramente una cosa dovrà cambiare a Pescara, che questa ordinanza in vigore non può essere applicata alla discoteca, prima di tutto perché non è giusto, che si parla di 2 tipi di licenze diverse, e quindi aspettiamo anche che l'amministrazione emani un'ordinanza con il relativo orario di chiusura e di apertura delle discoteche, perché l'1:30 sarebbe un'ulteriore mannaia sopra i locali da ballo, perché chiaramente l'1:30 non ha senso che aprano. Oggi l'Abruzzo vuole essere protagonista nel crescente mercato del turismo attivo e vuol farlo grazie anche al progetto della CNA Turismo Abruzzo, denominato Active Abruzzo 2021, che è stato illustrato dai vertici dell'associazione all'Aurum di Pescara. Vediamo. Il menù è ricco e variegato a seconda che si decida di andare a piedi o usare la bici, comunque scegliendo la strada di una vacanza attiva. Il tutto con la prospettiva che 10 grandi tour operator sposino il progetto, immettendolo sui circuiti internazionali specializzati. A dare corpo a questa idea, la seconda edizione di Active Abruzzo, l'evento dedicato alla promozione del turismo attivo organizzato da CNA Turismo Abruzzo, in programma da oggi al 12 ottobre prossimo. Un'iniziativa che vuole mettere in risalto la qualità della vita che si può vivere, si può avere qua in Abruzzo, attraverso un turismo che fa conoscere dall'interno e quindi fa vivere proprio come era una volta i nostri territori, i nostri borghi, i nostri paesaggi. L'evento, realizzato con la direzione tecnica di Bike Life Live Your Passion, vedrà in Abruzzo la presenza di 10 grandi tour operator internazionali provenienti da Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti, che esploreranno palmo a palmo il territorio regionale in 2 distinti tour destinati a trasformarsi in altrettanti pacchetti turistici, iconico e culto. Cerchiamo di portare sui mercati nazionali e internazionali dei pacchetti che possono valorizzare l'Abruzzo, in maniera particolare il turismo interno e anche il turismo costiero. In una parola, io direi turismo sostenibile. Ecco, queste sono le cose su cui dobbiamo puntare, anche alla luce delle risorse sia del PNRR che della nuova programmazione 21-27, e quindi ben vengano iniziative come Active Abruzzo. Il primo propone un lancio con il parapendio su Rocca Calascio prima della visita a Navelli, il borgo dell'Oro Rosso d'Abruzzo, la via ferrata di Campo Imperatore con la sosta al bivacco Bafile e l'escursione a Castel del Monte, il borgo dei film, le suggestioni dei cammini di Celestino sulla Maiella Occidentale con puntate agli eremi di San Bartolomeo in Leggio e Santo Spirito. Per chi invece scegliesse le due ruote, il percorso ha pronti come assaggio i 70 km della strada maestra del parco, dall'Aquila a Teramo, prima di una sosta a Campli, il borgo spirituale, e a Civitella del Tronto con la sua fortezza borbonica. Poi la via viscerale Piceno-Prutina che da Castilenti nel Teramano conduce a Pianella nel Pescarese, con vista sul mare e sui monti, prima della sosta a Chieti, la strada del vino e delle colline teatine per 40 km da Miglianico a San Vito Chietino, con tappe finali alla città del vino per eccellenza, Tollo, ed a Crecchio con il suo castello. Certo è che è opportuno che ci sia un discorso di valorizzazione nel mondo delle imprese e dell'economia, la quale chiaramente è in grado di creare benessere che è distribuito non per pochi, ma per tutti ciò che si cimentano in una realtà di promozione dell'intero territorio. Siamo così giunti alla pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie C. Per la trasferta di Chiavari contro Lentella, il tecnico del Pescara Auteri recupera Pompetti a centrocampo. Per l'attacco scalpita Franco Ferrari, che dopo i gol realizzati contro Viterbese e Reggiana, ora spera nella prima maglia da titolare in campionato. Ascoltiamolo. Un bel gol contro la Reggiana, la corsa sotto la curva nord, peccato poi per il risultato finale. Siamo dispiaciuti, più che altro, come dicevo prima, non bisogna trovare alibi, però
tanti sbagli di una persona che ti penalizzano così, però dico, siamo, come ho detto prima, non sereni ma tranquilli da un certo punto di vista, perché abbiamo fatto una gara, penso, sotto tanti punti di vista, tanta roba. Quando vedremo il loco Ferrari in campo dal primo minuto al centro dell'attacco del Pescara? Non lo so, quello bisogna decidere il mister. Io, come ho detto prima, sono pronto anche a partire dalla panchina e ci metto sempre la stessa voglia, quindi per me è lo stesso. Dopo l'ottimo avvio di campionato, ora avete un po' arrestato il passo, due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite. Che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente. Delle volte purtroppo capitano, a me è capitato anche l'anno scorso che siamo partiti forti, dopo, cioè, è giusto che delle volte il calcio ti penalizza così, ma ti dico, siamo tranquilli perché sappiamo che abbiamo a fianco i giocatori che abbiamo, quindi dico, di quel punto di vista siamo tranquilli che ci rifaremo nel più presto possibile. Lunedì c'è questa partita di Chiavari, il Pescara non vince in Liguria da 7 anni, insomma sarebbe arrivato il momento di tornare a fare risultato pieno. Sì, più che altro una partita che sento tantissimo, che anche due anni e mezzo fa abbiamo perso il campionato contro di loro, quindi la sento parecchio questa partita. Un'altra partita difficile con un'altra delle favorite di questo campionato, così come era la Reggiana. Certo, dico, in questo campionato sono 2, 3, anche 4 le squadre forte, e dobbiamo pensare a battere, cioè mettere la stessa voglia che avevamo messo penso contro la Reggiana, che abbiamo fatto una partita, a mio punto di vista, molto buona. Più che noi dobbiamo pensare più che a loro, a noi. Se noi siamo compatti, siamo quella cattiveria che si è visto l'altro giorno, penso che per le altre è dura affrontarci, diciamo. Tante assenze soprattutto in difesa per il Teramo in vista della gara di domani alle 17:30 con la Pistoiese. Difesa obbligata per l'allenatore Guidi. Soprano non recupera, sempre infortunato Trasciani, Boa e Ndreka in nazionale. Out anche Kermateng, mentre torna tra i convocati Mungo, il quale andrà solo in panchina. La presentazione nel match nelle parole del tecnico biancorosso che andiamo ad ascoltare. È stata una settimana più serena, come è normale che sia, dopo aver raggiunto finalmente la prima vittoria, che, come vi dissi qualche giorno fa, insomma, era un peso che stavamo cominciando ad accusare, come è normale che fosse. La squadra ha continuato a lavorare però sulla falsariga di come ha sempre lavorato, quindi c'era chiaramente più facce rilassate, ma allo stesso tempo c'era grandissima concentrazione, motivazione, voglia per continuare a fare il nostro percorso e per preparare al meglio la sfida di Pistoia. Sicuramente siamo carichi e motivati per provare a fare un'altra prestazione, per cercare di raggiungere un risultato positivo. È una partita difficile, è una partita dove loro fanno grande densità centrale, hanno il play che conosco benissimo perché era con me a Caserta l'anno scorso, e quindi so quanto equilibrio e quanta qualità riesce a dare ad una squadra, mi riferisco a Santoro. A mezzali pericolosissime in inserimenti, e davanti è un attacco che secondo me è veramente importante per la categoria. Gli spazi da attaccare sono spazi completamente diversi rispetto a quello che abbiamo trovato dopo il 25esimo del primo tempo in poi contro la Viterbese. E noi dobbiamo essere bravi soprattutto a giocare in maniera veloce per uscire da quella densità centrale, che se ci dovessero rubare palla potrebbero essere veramente fastidiosi e pericolosi nei nostri confronti. E ora il volley. Domenica ripartono i campionati nazionali di pallavolo, tutte impegnate in trasferta. Le tre principali realtà abruzzesi: in campo maschile l'Ortona in A2 a Brescia e Pineto in A3 a Belluno. La Sieco sarà priva del palleggiatore Lorenzo Piazza, che ha rimediato una distorsione alla caviglia e rischia un mese di stop. Al suo posto Del Fra e in A2 femminile Altino inizierà la sua stagione a Montichiari. Ce ne parla Sergio Zappalorto. Al via domenica prossima i campionati di A2 e A3 che interessano tre formazioni abruzzesi, due al maschile e una finalmente al femminile. In A2 la Sieco Ortona esordirà a Brescia, dove ritroverà ancora una volta l'intramontabile ex Cisola, che compirà 44 anni già proprio così, giusto domenica. I lombardi, che hanno sfiorato la promozione la stagione scorsa, si sono ulteriormente rafforzati con l'arrivo di Giannotti e dell'agnonese Patriarca, non solo. Nella rosa presente anche l'ex Pineto Orazzi. Visto il cammino di precampionato
campionato e considerate le vicissitudini di una società che rischiava di scomparire addirittura, tutto farebbe pensare in termini negativi, ma abbiamo la sensazione che non sarà così. Il decimo anno consecutivo di A2 dell'Impavida va onorato sin dalla partenza. In A3 l'Abba Pineto, tosto e agguerrito già dall'avvio, dichiaratamente ambizioso, esordirà pure domenica alle 18 sul campo del Belluno, una neopromossa che, a parte De Santis e qualche altro promettente atleta, appare alla portata del sestetto di Rovinelli, forte di un ottimo roster e di un sodalizio che ci crede. E la nostra, a mio parere, è una squadra di ottima qualità. E il nostro obiettivo è stato, nel crearla, quello di costruire un insieme di giocatori che siano di stimolo l'uno con l'altro. E secondo me siamo riusciti nell'intento, e quindi anche durante la settimana, negli allenamenti che insomma facciamo normalmente, questa caratteristica viene fuori e sicuramente ci aiuta ad alzare più possibile il livello del nostro allenamento. Il fatto che la società chieda esplicitamente la promozione in A2 è un peso o un grandissimo stimolo? È uno stimolo, altrimenti non sarei venuto, nel senso per fare un campionato di A3 di medio livello sarei sinceramente rimasto a casa a fare altro. Mi ha convinto la volontà della società, l'ambizione della società e l'organizzazione della società. In A2 femminile si rivede l'Abruzzo dopo 20 anni e passa. La matricola Altino difenderà la nostra regione partendo sempre domenica, ma alle 17 dalla terra bresciana, a Montichiari per essere precisi. Formazione ostica quella ospitante, che vanta tra i tanti nomi l'esperienza della Fondriest e in cabina di regia Beatrice Giroldi, ben conosciuta per i suoi trascorsi con la Volta a Mantovana, finalista contro il Rossoblu e con la Teatina in B1. Gli altri tornei nazionali inizieranno la prossima settimana. Promemoria infine, prendere nota, Pallavolese, seconda edizione, partirà mercoledì 13 ottobre alle 21, ospiti della prima puntata con un parterre eccezionale, oltre al presidente FIPAV Abruzzo Di Camillo e al press dell'Altino Papa, i due commissari tecnici freschi campioni d'Europa, Fefe De Giorgi e Davide Mazzanti, nonché l'opinionista Rai, tutta ortonese, Consuelo Mangifesta. E a pochi giorni dal debutto in campionato, il vicepresidente della Sicortona, Rocco Tenaglia, spiega il perché del suo impegno nell'Impavida al fianco del presidente Lanci. Vediamo. Rocco Tenaglia, da presidente dell'Orsogna, a cui ha dato lustro veramente con le ragazze, e complimenti. Rocco, ben rivisto, ci mancava un pezzo che ci tiene tanto, e soprattutto all'Impavida, perché tu sei stato sempre presente, sempre, pur da presidente dell'Orsogna. È una bella soddisfazione. Sì, sono stato sempre un supporter di questa squadra, perché, ripeto, è una grossa realtà per il nostro territorio, lo è sempre stato. Società che esiste da 50 anni, 10 anni che milita nel massimo uno dei massimi campionati a livello nazionale, e poi mi lega un'amicizia personale con tutta la famiglia Lanci, con il presidente Tommaso, con Nunzio che ci ha aiutato quando avevamo bisogno e corso in soccorso dell'Orsogna, e anche con tutto lo staff. È una realtà molto interessante, molto dinamica. Sono onorato, sono orgoglioso di far parte di questa realtà. Mi impegnerò, come ho sempre fatto, cercando di apportare qualcosa di buono, di dare il mio contributo, specialmente in questi momenti in cui si ha maggiormente bisogno del supporto, sia morale che economico, perché i tempi sono quelli che sono. Però le prospettive sono buone, ho chiesto collaborazione a diversi personaggi, a diversi miei fornitori, collaboratori, clienti, i quali hanno risposto in maniera molto positiva. Futuro abbastanza roseo. Speriamo di non avere i problemi degli anni passati con la pandemia, eh? Questo è tutto, speriamo di venirne fuori, perché rivogliamo il palazzetto pieno di tifosi ad acclamare le gesta dei nostri campioni. Via. Questa era l'ultima notizia, i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.